Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Parola del Signore. Ecco, ci fermiamo brevemente stamattina su queste parole un po' misteriose di Gesù che illustrano qualche cosa del suo rapporto con Dio Padre. Attraverso questo paragone dice che lui è la vite vera e che il Padre è l'agricoltore. Noi di solito siamo abituati a meditare questa parabola nella parte successiva, come abbiamo fatto domenica, in cui Gesù insiste sull'unione con Lui da parte nostra, dice che noi siamo come i tralci, dobbiamo stare uniti alla vite. Però all'inizio della parabola Gesù invece parla di questo rapporto misterioso tra Lui stesso e Dio Padre. Lui dice che è la vigna che il Padre coltiva. Il Padre è paragonato al contadino, all'agricoltore, e lui è paragonato alla vigna. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un'azione misteriosa di Dio Padre per salvarci. Non siamo solo noi che facciamo qualcosa per credere in Gesù e per portare frutto. C'è qualcosa che fa Dio Padre per portarci alla salvezza. E Dio Padre agisce e su questa vigna, su di noi, in quanto attaccati o staccati dalla vigna, e spiega due azioni di Dio Padre, due attività, diciamo così, che sono molto diverse. A un certo punto dice: ogni tralcio che non porta frutto, il Padre mio lo taglia. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia. Dio Padre non vuole parassiti della grazia che ci dà attraverso Gesù. Vuole persone attive che corrispondono e che quindi portano frutto. Io a volte mi chiedo perché nel nostro tempo tante persone abbandonato la Chiesa dopo essere nati in una famiglia cristiana, perché si sono allontanati dalla fede, certamente per il clima generale del mondo che ha una forte corrente in questo senso, sicuramente fomentata dallo spirito del male. Però c'è anche una ragione più personale, più individuale, che Gesù qui esprime con le parole: non portano frutto. Per tanto tempo hanno avuto tante grazie, ma non hanno corrisposto. E quando uno per tanto tempo non corrisponde, alla fine si stacca dalla fede. E qui è manifestata questa legge in modo profondissimo, addirittura dicendo che il Padre taglia dal legame con Gesù. È una forma un po' antropomorfica per dire questo grande rispetto che Dio ha della libertà. Comunque il messaggio qual è? Il messaggio è che quando noi per lungo tempo non corrispondiamo alle grazie di Dio, rischiamo di staccarci da Gesù. Ecco, questo lo dice anche il padre Annibale per noi rivoluzionisti, che se non corrispondiamo, Dio ci toglie il carisma che ci ha dato e lo dà ad altri che lo faranno fruttare. Poi Gesù parla di un'altra azione di Dio Padre che è molto diversa da questa,
Non si tratta di staccare da Gesù i parassiti, ma si tratta di potare quelli che già portano frutto. E dice così: ogni trancio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ecco, se voi avete un po' di esperienza di vita agricola, io ho visto come fanno molti contadini, che hanno un occhio speciale del togliere da certi rami alcuni rametti che si capisce che disturbano lo sviluppo della pianta e non portano grande frutto. E questa immagine Gesù la usa per indicare cosa Gesù fa con noi quando siamo sul cammino della fede. Man mano che cresciamo, il Signore pota, cioè ci toglie a volte delle cose che impediscono una risposta piena al Signore. Per esempio, ci può essere qualche affetto sbagliato nella vita, allora noi andiamo avanti nella fede, piano piano, eccetera. Dio Padre aspetta, pazienza, però arriva il momento in cui, o con un evento, con una malattia, con una decisione personale, questa cosa un po' storta che il Signore ha sopportato per parecchio tempo, a un certo punto si stacca. Oppure, per esempio, noi viviamo nel benessere per un certo tempo, però dopo c'è un po' di attaccamento ai soldi che non ci permette di essere generosi con Dio e con gli altri. Allora succede qualcosa per cui questa situazione viene a cambiare, eccetera. Sono delle potature che in sé lì per lì sono dolorose, ma poi col tempo noi vediamo che sono una liberazione e permettono alla nostra vita di essere più fruttuosa, più libera. E così si realizza quello che Gesù dice qua: ogni trancio che porta frutto, il Padre mio lo pota perché porti più frutto. Ecco, chiediamo a Gesù di poter capire meglio la nostra vita e l'azione di Dio e di poter meglio corrispondere. Diciamo così: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso cantiamo una strofa di un bel canto in cui si dice: io sono in loro, è Gesù che parla, io sono in loro e tu in me, che siamo perfetti nell'unità e il mondo creda che tu mi hai mandato. Io sono in loro e tu in me, che siamo perfetti nell'unità e il mondo creda che tu mi hai mandato.